Io non so cosa succede, non lo so, probabilmente darò fuoco alla macchina fotografica se non si comporta come dico io. È la terza volta che registro il video, veramente. Ora basta. Video sulle Yankee. Video sulle natalizie, sono uscite già da un po', nonostante siamo quasi a fine ottobre e non sia periodo di Natale, ma comunque queste sono uscite già da un pochino. Io le ho provate già da un po', finalmente adesso vi faccio la mia recensione, è morta lì. Tengo a precisare una cosa che preciso in tutti i sacrosanti video e ho anche un po' rotto i coglioni, ma ci tengo a dire che io non leggo le note olfattive delle candele che testo. Io le compro, le annuso, le accendo, le annuso, mi scrivo quello che sento e poi quando registro il video vado a ripassarmi come una brava scolaretta, diciamo quello che ho sentito per poter fare il video, dato che comunque spesso e volentieri io faccio i video magari dopo settimane aver sentito queste candele. Questo ve lo specifico perché può succedere che io in questi video, secondo alcune persone, possa dire delle castronerie, ma è quello che il mio naso sente e può essere che quello che il mio naso sente non sia quello che sentite voi. Di conseguenza, questo è facile, è comprare una candela, andare a leggere le note olfattive e leggerle in un video cantando. Cioè, secondo me è molto più bello e più interessante scambiarsi pareri di vari nasi che possono essere molto diversi, ma molto diversi, piuttosto che recitare come un rosario, le note olfattive. Detta questa cosa, partiamo subito perché, essendo la terza volta che ho registrato il video, ho la gola secca e a n'impos più, si dice qua, cioè non ce la faccio più. Allora, partiamo dalla prima che è la, cioè io intanto porcherizzo tutto, la Crackling Wood Fire, che è questa. Io come sempre qua vi metto la foto perché le condizioni sono pietose. Allora, questa è una fragranza secondo me molto maschile, cioè sa di profumo da uomo, profumo da uomo non però troppo secco, troppo aspro, non so come definire meglio questa cosa, ma sa di profumo da uomo in versione un po' talcata, perlomeno. Io sento un piccolo fondo talcato, parliamo sempre di un talcato versione man, non versione woman, cioè questo talcato è ovviamente molto molto spezzato dai legni che sono ovviamente presenti, c'è scritto wood. Diciamo che mi sarei aspettato di sentire la nota brucciacchiata del legno che arde, dato il nome della candle, ma non si sente per me, forse è meglio così perché se no non mi sarebbe proprio piaciuta. Diciamo che è una fragranza fresca, ma non freschissima, cioè nel senso è una mascolina, ripeto, io sento questo fondino talcato che me la fa rendere un po' più piacevole. Non è proprio il mio genere, però non è male. Poi veniamo a quest'altra che è la Perfect Tree. Anche questa label bellissima, vedetela qui. Questa è una classica alpino, diciamo, si differenzia forse dalle altre uscite Yankee, ce ne sono, diciamo, uscite mondiali, parliamo di uscite mondiali, nel senso che nelle uscite mondiali ce ne sono decine, uscite qui, uscite oltreoceano, alpino e balsamiche. Ma io in questa sento molto 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 di più le note verdi, quindi le note proprio di aghi di pino, cioè sembra quasi di prendere un ago di pino in mano e romperlo e annusare, e quindi si sente proprio la nota verde della pianta fresca. Ovviamente arriva anche una nota balsamica perché comunque l'odore del pino è un odore balsamico. Però sì, non è per niente una novità a chi piace questo genere, quel genere appunto di quelle che sanno di vicinette, tante dicono che non è per forza una cosa negativa. Io ne ho alcune di quelle che sanno di vicinette che amo alla follia. Però sì, al mio naso allenato ad annusare decine e centinaia di Yankee, non è una novità. Ecco, veniamo a questa che è la Christmas Magic.
La Christmas Magic è ovviamente vi metto qua perché la label, non la vedete, è una label bellissima. Ecco, questa è quella che quando io l'ho usata da spenta mi ha incuriosito più di tutte. Perché è profondamente natalizia per me, questo per me è il Natale, cioè nel senso dà proprio quella sensazione di calore, di casa, di dolci di Natale, ed è esattamente una candela che mi ha dato, una fragranza che mi ha dato la sensazione, appena l'ho usata, e senza che mi cada in giro, il sentore della cannella. Voi sapete, se mi seguite i miei video sulle Yankee, che io non amo la cannella, proprio no, la detesto. Quindi tutte le fragranze che hanno presente la cannella a me risultano fastidiose. Questo sentore di cannella qua è veramente, veramente, veramente delicato, sempre se c'è, cioè io lo sento. E io lo sento così bene da spenta e anche un po' da accesa proprio perché è uno dei sentori che a me dà fastidio. Quindi il mio naso è la prima cosa che percepisce, funziona così. Subito dopo però arriva in modo molto, io sento che è più prepotente, una nota dolce zuccherosa per me, una nota dolce zuccherosa con un po' di odore mentolato, fresco, cioè per me questa candela io l'ho usata tanto anche da accesa appunto questi odori si amalgamano e fanno sì che sia una fragranza diversa un po' da tutte le altre, sempre nello stesso genere. Di queste natalizie, ma comunque diversificata, devo dire la verità. Però da spenta a me sembrava una Candy Cane Lane con una punta di cannella, cioè precisa. A me la Candy Cane Lane piace tanto. Questa punta di cannella la rende un po' differente, e quindi per me questa è promossa, cioè come natalizia, per me questa va molto bene. L'ultima che vi faccio vedere è questa, è la Spiced White Cocoa. Questa io già la possedevo in jar, presa l'anno scorso con un trio di QVC, non l'avevo ancora accesa, ho provato la Tarte e anche di queste non ho letto le note, ma siccome che tante delle mie compagne di ossessione, anzi leggete l'info box sotto, seguite il link e iscrivetevi al gruppo Yankee Candle Mania Italy, per cortesia, che vi vengo a cercare a casa, tante delle mie compagne appunto di ossessione l'hanno accesa e tante delle mie compagne di ossessione l'hanno recensita e hanno detto ciò che ci sentivano, per cui io ho sentito un po' di tutto ovviamente di questa candela. Quello che io sento da spenta molto prepotente in questa candela è io sento tanto la nota di noce moscata, la sento subito, anche quella è una nota che mi dà molto meno fastidio della cannella, ma comunque lo speziato a me non piace tanto e quindi la prima cosa che arriva al mio naso è quella che non mi piace, ovviamente. Sento però anche tanto una nota di caramello io. Io ci sento il caramello e una nota zuccherina. Una volta accesa questa candela non è assolutamente così dolce e diabete e porcherie varie co come può sembrare, perché appunto queste note, il caramello comunque è zucchero bruciacchiato, cioè non è altro che zucchero cotto, di conseguenza non è, perde quella dolcezza e assume quel piccolo sentore di brulè, non lo so, che dà meno fastidio ai nasi a cui non piacciono le dolci. È presente anche nei profumi il caramello, a volte il caramello proprio brulè nei profumi per la persona, e sono quei profumi che sono comunque dolci, ma che hanno quella nota bruciacchiata che li rende meno fastidiosi al naso. Questo per me succede anche in questa, perché io anche da accesa riesco a percepire la noce moscata, ma si amalgama proprio tanto bene con queste note di caramello comunque zuccheroso, e anche qui ne viene una splendida, secondo me, una splendida fragranza da bruciare a Natale, cioè nei periodi natalizi. È perfettamente diciamo nel mood natalizio. Niente, io ho finito qui. Io come sempre vi ringrazio. Questo video è arrivato dopo un po', ma è arrivato. Quello è l'importante. Spero che questa volta si sia registrato il video o mangio la fotocamera. Come sempre vi ringrazio, vi invito a leggere l'info box perché ci sono tante tante informazioni importanti, soprattutto
mi riferisco per quanto riguarda le Yankee Candle, se siete interessate a qualsiasi cosa, vi invito appunto a visitare e iscrivervi al nostro gruppo. Potete trovare tutte le informazioni, potete risolvere tutti i dubbi che avete, se ne avete. Per qualsiasi domanda, comunque, io sono qui. Come sempre, vi ringrazio di nuovo, vi mando un enorme bacione.